ragazzi, bentornati alla nostra serie delle 18. Siamo esattamente dove ci eravamo lasciati ieri. Solo che devo cliccare un pulsante per andare nel Nether. Perché secondo voi, una volta che ci vado, posso tornare indietro? Perché il portale non è direttamente nel Nether? Cosa troveremo? Non usare il portale, non lo uso. Clicco il pulsante ed è una fregatura. Ok, non è un Nether normale. Qua c'è un portale, qua non c'è niente. E lì ci sono... Che palle. Ok, però non vedo fortezze, quindi io come le prendo le verruche? Va bene, facciamo così. E sinceramente, non lo so, non me l'aspettavo, sono sincero. Ma aspettavo di trovarmi il Nether normalissimo, andare all'esplorazione, beccare una fortezza del Nether e prendermi le verruche, ammazzare un po' di pigmen, morire malissimo. Sta laggando, non ci credo, perché laghi? Per quale motivo laghi? Allora, mi sto prendendo un po' di netherrack per farmi un ponticello e andare a vedere cosa c'è in quella teca lontanissima. Ok, dovrebbe bastare, spero, mi auguro. Andiamo a vedere che cosa c'è laggiù. È tutto scuro, non si vede niente. E anche in questo caso giù abbiamo della bedrock. Siamo arrivati e c'è uno spawner. Ok, c'è uno spawner di zombie pigmen. Tutto a posto, perfetto, posso prendere l'oro. Posso rompere qui. Ne ammazzo uno. Ok, non dovrebbero buttarsi giù. Con molta calma, non morite, piano piano. Ragazzi, non mi killate, non mi toccate, non mi guardate nemmeno, che penso che mi fanno malissimo. Riesco a prendermi qualcosa? No, allora io posso anche rompere qua. Magari faccio così e muoio malissimo. Ok, non è stato il salto più furbo dell'universo. Ve l'avevo detto che era drammatico. Bene, piccone di pietra rifatto. Ci rifacciamo un'ascia? Ma sì, ragazzi, andiamo di ascia, fa più male. Chi se ne frega. Mi prendo tre asce e tornerò con l'oro che mi serve. Dovrò killare un botto di gente, però non è un problema. Riandiamo nel Nether. Facciamoci questa killata di mob. Sì, non uso il portale, faccio così. Allora, come facciamo a fare una cosa più furba qui? Perché io dovrei riuscire a fare un blocco lì sotto. Oppure dovrei fare così e così. Ma non penso. Ho fatto una scemenza tantissimo. Mi ero dimenticato che era aperto. Forse posso fare una cosa furba. Ecco, abbiamo fatto un qualcosa di furbo. Forse. Però così perdo tutto. Va bene, facciamoli calmare. Torniamo un attimo qua, vediamo che succede. E torno qui, è la sagra del fail questa serie. Sono ancora tutti innervositi con me? Secondo me no. Sì, sono decisamente innervositi tantissimo con me. Adesso ci muoio malissimo, però ci sono morto malissimo. Una volta morto dovrebbero essersi calmati. Praticamente sono morto apposta. Non è vero, mai. Però diciamo che l'ho fatto volontariamente per farli calmare. Non si sono calmati nemmeno. Allora ragazzi, forse abbiamo un piccolissimo problema. Piccolo, perché adesso sono un po' fottuto. Rimorirò di nuovo tantissimo? Probabilmente sì. Ok, magari faccio questo giochetto di prendermi la roba. Non mi buttare giù. Metto qua, non mi colpire, ma colpito. Porca miseria. Però forse la roba, gli oggetti sono entrati del portale. Facciamo passare un giorno, loro si calmano e io ci rivado. Potremmo fare una cosa del genere. Ok, non era voluto. Mi viene da piangere, non ci posso credere. Questa mappa è un disastro, io sto facendo un sacco di fail, mio Dio. Questo è quello che succede quando giochi troppo a Minecraft. Vedo un piccone, la mia strategia ha funzionato. A questo punto, lasciamo un attimo il Nether lì dov'è. Proverò ad andarmi a prendere della lana, cioè una stringa. Ho bisogno di un letto. Forse se atterro di qua è meglio. Ecco, io vorrei semplicemente dei ragni. Ragno, vieni. Non cadere nella lava, non mi spingere. Ma porca miseria, mi ha fatto killare dagli altri. Allora, senti. Omicida, vai. Vai, missione omicida, tantissimo. Corri, corri veloce e non guardare. Madonna, qua ci sono un sacco di mob. Basta correre finché non viene il giorno, ragazzi. La luna sta calando, il giorno è vicinissimo. Moriranno tutti di una morte orribile. La strega si sta curando. Ma di cosa ti curi che c'ho un'ascia e sto morendo? Ci sono anche un sacco di creeper. A sto punto io killo pure i creeper. Mi prendo la polvere da sparo, non me ne frega niente. Stanno bruciando tutti. No, mi ha visto, è morto. Senta, signor creeper, lei potrebbe tranquillamente evitare di rompere e dammi qualcosa di utile. Delle frecce ci serviranno tantissimo. Qua c'è un ragno, uno slime block. Slime? No, non ti volevo. No, io non ce l'ho con te. Senti,
Non mi guardare, questo fa malissimo, enorme. Perché quelli non sono morti? Perché stanno sotto l'ombra. Bastardi. Però qui vedo delle altre ossa che mi prendo. Facciamo un attimo uno slalom tra gli slime. Bei giochi di parole. Facciamoci un attimo targettizzare da questi. Ragazzi, io sono qua. Non mi colpire con le frecce. Giriamo. Ok, creeper, seguimi. Scusatemi, slime, salve, non mi guardate. Ecco un'altra stringa. Abbiamo, ragazzi, ci possiamo fare il letto. C'è un creeper, non l'avevo visto. Cioè, l'avevo visto, ma non ci ho pensato. Polvere da sparo, e uno l'abbiamo fatto. Vai, scheletro, esci da questa ombra e muori. Bravissimo. Ok, prendiamoci altre ossa. Vediamo di mangiare un altro po'. E qua ci moriamo malissimo. La pecora non la killo, nemmeno le mucche. Sarebbe troppo barare. Anche se sono tentato. Ciao, pecorella, come ti ammazzerei volentieri, ma non lo farò. Ragno, a te sì. Madonna, stavo morendo. Un occhio di ragno. Mi serve a qualcosa? Probabilmente no. Ok, mi serve dell'altra polvere da sparo. Un altro creeper. Un piccolo creeper. E io nel mentre sto ancora pensando alle verrughe del Nether. Allora, secondo me l'unica spiegazione è che me le dia come ricompensa. Non trovo altri metodi per prendere quella roba, se no. Vabbè, ragazzi, andiamoci a fare un letto, dai. Se io faccio il letto e consegno il letto, magari come ricompensa ci sta. Perché, insomma, farsi il letto non è una cosa proprio di tutti i giorni. Cioè, ho dovuto prendere un sacco di lana, le stringhe, combatti i ragni, scendi giù. Probabilmente la ricompensa del letto potrebbero essere le verrughe del Nether. Ok, ecco un altro blocco di lana. Finalmente possiamo farci un letto, il legno ce l'ho e via. E il letto lo andiamo a piazzare dove va piazzato. Quindi vediamo che ricompensa ci darà. Nel mentre penso che i pigmen dovrebbero essersi un attimino calmati. Si sono dimenticati di me, probabilmente. Spero, io spero tantissimo, perché sennò veramente siamo messi proprio male. È richiesto un letto. Io te lo metto così il letto. Signori. Ok. Dei semi di cacao e un sapling di giungla. Non è quello che mi aspettavo. Sono molto sincero, mi aspettavo qualcosa di molto molto meglio. Va bene, e allora dobbiamo puntare sull'oro. È l'unica cosa che ci potrebbe dare qualcosa di più utile. Quindi proviamoci, prendiamoci dei blocchi. Questi sono ancora tutti innervositi con me, vero? Però ragazzi, avete rotto un attimino tre quarti. Io ve lo dico. Adesso vi butto tutti quanti giù finché non vi passa e basta. Cioè, non è che possiamo star qua a pettinare le bambole. Forza. Via, via. Anche tu. Ok, sono morti tutti. Non ci sono testimoni. Intanto qua chiudiamo. Ragazzi, vi avvicinate un pochino, pochino, per favore. Vi voglio dare una bottarella. Niente di che. Non si avvicinano. Io come li prendo a questi? Ok, ne ho preso uno. Bene, bene, bene. Dai, ce la possiamo fare. Adesso devo solamente sperare che riesco a prendermi loro. Che casino che fanno. Via, via, così. Appicconate vi prendo, non è un problema. L'importante è che voi non mi fate niente. A posto. Con la spada è meglio perché ne prendo più insieme. Facciamo così. Ok, appena sono finiti questi dovrei essere a posto. Che quello piccolino potrebbe essere un grande problema. Però io lo killo e non fa niente. Ci metteremo una vita, ragazzi. Va bene, io continuo a killare mob e poi ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, io sto continuando a fare un po' di esperienza qua, a raccogliere qualche pepita d'oro. Il problema è quando spawnano gli zombie pigmen nani, perché si infilano ed è un casino. Ovviamente sono morto 2 milioni di volte, nel mentre sono pure andato ad aggiustare un po' l'isola principale. Però dai, qualcosa l'abbiamo fatta. Adesso finisco quest'ultima rushata e tiriamo un attimo le somme. Quelli lì mi hanno visto o stanno fermi per bellezza? Non gliene frega niente. Loro sono apatici, stanno qua. Ok, chiudiamo un attimo qua. Qui ho dovuto chiudere perché spawnano anche su. Adesso vi faccio vedere. Eh no, il ghast no. Ok, dicevo, spawnano anche lì su, quindi mi colpiscono alle spalle. Salve, signor ghast, veramente un piacere. Ce la facciamo? Sì. Non mi distruggere la piattaforma, non mi distruggere. Va bene. Questo potrebbe distruggermi tranquillamente il portale, questo bastardo. Meglio che me ne vado. Ok, non mi ha visto, siamo tutti contenti. Allora, intanto ho bloccato la lava perché lì sotto ho fatto un po' di casini, quindi ho bloccato la lava che veniva. Ho ripiantato altri alberelli, ho preso un po' di roba, ho aumentato un attimo la coltivazione del grano. Allora, non penso che ce la facciamo mai. Qua mi escono 3 lingotti, ne ho 7. Allora, dai, abbiamo quasi raggiunto. Ci mancano pochi nugget d'oro. Pochissimi ne mancano. In teoria, vediamo, con questo arriviamo a 8.
me ne manca un altro, me ne mancano altri 10 per fare un blocco. Ma sì, dai, continuiamo, tanto ormai 2 minutini e ce la facciamo. Allora, non è il massimo della comodità questo posto, però dai, funziona abbastanza bene. L'unica cosa è che mi spawnano i pigmen anche sopra la piattaforma ed è un casino perché vengo colpito alle spalle, proprio a tradimento. Allora, raccogliamo, quindi abbiamo 2 nugget, 3 spade, siamo a 5, altri 5, ce ne possiamo tornare, abbiamo il nostro blocco d'oro. Beh, facciamo una strage, dai che ce la facciamo, dai, manca pochissimo, altri 2 e siamo a posto ragazzi. Eccolo che arriva, con cattiveria, con moltissima cattiveria, l'abbiamo fatto fuori, ok. Dai, ammazziamo questi altri. Quelli non se ne fregano proprio. Andiamoci a prendere pure questo. E in teoria dovremmo essere a posto. 7 e 3, 10. Possiamo tornare felicemente sulla nostra isola principale. Mettiamo a cuocere questa roba. E in teoria abbiamo il blocco d'oro, ragazzi. Possiamo andare a consegnare il blocco d'oro. E siamo al monumento. Allora, TNT. Mi manca ancora la TNT. Ma è una cosa che possiamo fare. Una cosa che possiamo fare. Blocco di verruche è bella cosa. Blocco d'oro. Ok, ti prego, dammi qualcosa di interessante. Ti prego, non darmi una sola. Ti prego, delle verrughe del Nether. Vedete, c'era un modo per farle. Le dobbiamo farmare. Perfetto, abbiamo la Soul Sand, abbiamo anche delle uova. Sono contentissimo. Ma io direi che per oggi ci possiamo fermare qui. Quindi, se la puntata vi è piaciuta, lasciate un like, spolliciate, commentate, condividete la puntata, il canale, iscrivetevi, premete la campanellina. Fate come al solito quello che vi pare. Per questa puntata è tutta e noi ci vediamo domani sera per una nuova puntata. Ciao ragazzi!